Ciao ragazzi, finalmente video delle etichette, ve l'abbiamo promesso da tantissimo tempo ed eccoci qui. Salto tutta l'introduzione e vado direttamente al punto, poi alcune cose ve le dico alla fine. Che cosa possiamo trovare di informazioni quando compriamo un prodotto? Innanzitutto la data di scadenza, partiamo da questa. Io personalmente la data di scadenza non la guardo quasi mai, diciamo approssimato al mai. Cosa che invece è molto comune guardare, cioè la massaia quando compra qualcosa e guarda un'informazione, se deve guardare qualcosa guarda la data di scadenza. Come mai io non la guardo? Non la guardo perché il supermercato ha tutta la possibilità di gestire i prodotti in scadenza. Infatti, vi faccio un esempio, mettiamo che sul banco ci sono delle bottiglie di latte, alcune scadono il 18, alcune scadono il 13, facciamo conto. Nel database il negozio ha 5 bottiglie che scadono il 13 e 7 che scadono il 18. Quando voi acquistate quella che scade il 13, viene scalato dal database quella che è scaduta il 13. E il supermercato si imposta tutta una serie di regole che quando, che so, le bottiglie che scadono fra 3 giorni, inviami la notifica che io ci metto il bollino meno 30%. Una volta tutta quanta questa cosa veniva fatta a mano, quindi guardare la data di scadenza era una cosa utile, perché se lo devi gestire a mano capita che ti sfugge, ma oggi le date di scadenza sono tutte quante a posto. Io non perdo tempo, perché comunque non mi è mai capitato di comprare prodotti scaduti o vicino alla scadenza. A proposito, se avete la possibilità, acquistare i prodotti meno 30% o comunque quelli che il supermercato dice sono a scadenza breve, è una buona cosa. Io, se ovviamente ne avete la possibilità di consumarli in fretta, ve lo consiglio, anche perché è una questione ecologica, cioè nel senso che il supermercato spreca tantissimo cibo, buttano via tantissimo cibo per una questione di scadenze, quindi acquistarli è una buona cosa sia per il portafoglio che per l'ambiente, e sono prodotti assolutamente buoni. Passiamo avanti, stabilimento di produzione. Con la nuova norma che è in vigore da un annetto, lo stabilimento di produzione non è più obbligatorio indicarlo in etichetta, però credo che lo facciano quasi tutti. Anche se io personalmente è una cosa che non guardo mai. Io leggo l'etichetta, è un sito, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, quello di guardare lo stabilimento di produzione. A me personalmente, che la merendina del discount sia prodotta nello stesso stabilimento della merendina Bauli, Mulino Bianco, non mi importa. Se entrambe hanno olio di palma, glucosio, zucchero come secondo ingrediente, farina bianca, per me sono bocciate entrambe. Quindi in effetti lo stabilimento di produzione è un'altra di quelle cose che io non guardo. E sì, il fatto che sia di una marca famosa proprio non è indice di qualità del prodotto. Ci sono tante marche di nicchia, aziende piccole che possono produrre cose buone anche se non sono molto conosciute. Dunque, andiamo avanti e passiamo all'argomento che vi interessa un pochino di più. È importante, importantissimo sapere, quando si legge una lista degli ingredienti, sapere che non vengono messi in un ordine a caso, ma vengono messi da quello che è presente in maggiore quantità fino a quello che è presente in minore quantità. Questo è molto importante, perché anche se, cioè, la presenza di un ingrediente tipo zucchero cambia molto, moltissimo, se è il primo o il secondo ingrediente rispetto a un prodotto che invece ce l'ha come ultimo, dopo, che so, dopo il lievito. Se un pane in cassetta ha lo zucchero dopo il lievito, significa che ne contiene sì un po', ma non è un pane dolce, è una quantità trascurabile, magari non è una cosa che va a favore, a fare punteggio di questo alimento, però non è nemmeno una cosa troppo negativa. Quindi nel bilancio che facciamo di un alimento, quando ne leggiamo l'etichetta, l'ordine in cui leggiamo gli ingredienti è fondamentale. Altra cosa che non tutti sanno è che
In realtà visivamente è molto difficile leggerla, ma quando la leggete dovete andare a capo quando vedete una virgola, cioè farina, virgola, zucchero, virgola, e lo mettete a capo. Quando si aprono le parentesi invece non dovete mettere visivamente, concettualmente a capo, ma è tutto sulla stessa linea, perché le parentesi indicano gli ingredienti dell'alimento che è prima delle parentesi. Vi faccio un esempio. Se un biscotto, l'azienda utilizza del cioccolato che acquista da un'altra azienda, quindi il cioccolato ha già una sua lista degli ingredienti, quando vi mette farina, zucchero e cioccolato, apre parentesi e vi dice che c'è pasta di cacao, latte, zucchero e tutti quanti gli ingredienti del cioccolato. Quindi se questo è importante nello stabilire se è una cosa che voglio comprare o è una cosa che voglio lasciare sul banco del supermercato, è importante perché, ad esempio, un ingrediente che non ci piace molto, però è tra gli ultimi ingredienti di un ingrediente che ne è presente in una piccola quantità, potrebbe farci decidere di acquistarlo in ogni caso. Per esempio, mi era capitato di una ragazza che mi chiedesse cosa ne pensavo del muesli della Lidl, perché aveva olio di palma. L'olio di palma però ce l'aveva soltanto nelle banane di questo muesli. Tra l'altro io una volta l'ho acquistato, le banane ce ne sono 3 o 4 pezzetti in tutta la busta, quindi alla fine non è che va a favore che il fatto che ci sia l'olio di palma. Però se uno lo vuole acquistare, che è lì, è una cosa marginale. Discorso decisamente differente quando si compra una crema di nocciola scadente, lì il primo ingrediente è zucchero e il secondo è olio vegetale, palma. Quindi anche una quantità minima, anche 2 cucchiaini su una fetta di pane, ve ne fanno ingerire una quantità di olio di palma che dovete mangiare il muesli a vita della Lidl. Questo è per dire che c'è un discorso di quantità, e se visivamente questi ingredienti li vedete tutti quanti in fila, in realtà incorrete nel rischio di fare una valutazione sbagliata. Dunque, quindi lista ingredienti, passiamo alla tabella nutrizionale. Faccio una piccola parentesi. Spesso uno dice: in Italia le cose funzionano male, guarda all'estero. A me dispiace quando sento queste cose, perché in Italia tante cose funzionano meglio che negli altri paesi, e questo è un esempio. In America ogni produttore stabilisce la quantità di prodotto nella quale stila la tabella nutrizionale, cioè maionese, tutti quanti calorie, grassi saturi, è per 75 grammi. Altro prodotto lo vai a prendere, ketchup, così magari facciamo 2 prodotti che si possono, può capitare di paragonare, per 125 grammi. Cosa ci può capire un consumatore se la tabella nutrizionale ogni volta è tarata su una quantità differente? In Italia fortunatamente la quantità è sempre tarata su 100 grammi, quindi avete facilità a confrontare 2 prodotti, perché tutti quanti le quantità sono tagliate sullo stesso peso, e molti prodotti, una cosa molto utile, vi danno le cose anche per porzione. È molto utile ad esempio nei biscotti. I biscotti sono molto calorici. Noi siamo, diciamo, di essere poco attente alle calorie, ma soltanto perché ce lo possiamo permettere, nel senso che mangiamo tanta frutta, tanta verdura, facciamo sport. Quindi un cucchiaio d'olio in più, chi se ne? Ma se avete dei bambini che non fanno tanto movimento, tendono al sovrappeso, una persona anziana, penso a mia nonna, e un genitore che mangia troppo, o voi stessi, i biscotti hanno tantissime chilocalorie. Magari uno dice: per 100 grammi è poco, tutto sommato me lo posso permettere. Quando guardate la dose a biscotto, vi rendete conto che bastano 8 biscotti e avete già sforato 8 biscotti. Alla fine è una colazione abbondante, non è che uno deve
morire di indigestione mangiando 8 biscotti, si mangiano tranquillamente, capita, specialmente se non ci pensi, glielo prendi dalla scatola, li mangi benissimo. Quindi molto utile anche la, spesso viene indicata anche tutte quante le informazioni per porzione. Dunque, che cosa ci dice? Ci dice le chilocalorie, la fibra, il sale, i grassi sia saturi che quelli insaturi. Una cosa che spesso è poco guardata è la quantità di sale. È facilissimo trovare quantità considerevoli di sale negli alimenti, quindi vi consiglio di buttarci un occhio. Passiamo adesso alla cosa forse che vi interessa di più, cioè gli additivi, che sono le cose meno conosciute e che magari possono generare più confusione quando si acquistano dei prodotti. Allora, noi seguiamo questo libro qui che abbiamo da una vita e che aveva comprato nostro padre in un mercatino di non so quale città, visto che lui girava parecchio per lavoro. Alla fine del libro c'è un prontuario con in ordine crescente, quindi dal 100 che è pari allo 0, quindi dal primo additivo fino all'ultimo, e lo indica con un colore rosso, giallo o verde a seconda della pericolosità. Noi tutta quanta questa lista, adesso probabilmente Elisabetta farà questo lavoro palloso, ve la copia nella descrizione, quindi aprite questo, nella descrizione di questo video, apritela sempre, che ci sono sempre tante informazioni interessanti, e da qui potete magari anche stamparvelo e metterlo nel portafoglio. Allora, domanda: Elisabetta e Federica, quanti di questi additivi sapete a memoria, sapete come si chiamano, sapete se fanno male o se fanno bene? La risposta è pochissimi. Perché in realtà la tipologia di prodotti che acquistiamo difficilmente hanno additivi. Vi faccio un esempio, adesso mentalmente mi faccio un giro nel supermercato. Che cosa metto nel carrello? Legumi secchi, legumi in scatola, utilizzo spesso sottaceti come carciofini, olive sott'olio, ma non le utilizzo mai da sole, cioè non le metto mai nel piatto così. Ci faccio sempre, li utilizzo come insaporitori sia dell'hummus che di pesti, quindi pesto di cavolo nero, queste cose qui che io mangio spesso perché comunque lo accompagno a, come piadine, bruschette, cose così. Andando avanti compro il pane, unica cosa, ecco, quello sì, ci potrebbero essere delle schifezze che controllo, sono le piadine, potrebbero avere vari emulsionanti, conservanti, quindi sto attenta che non ci siano. Andando avanti, uova, latticini, quindi tutte quante cose che gli additivi non li hanno. Andando avanti ancora, una cosa che li potrebbe contenere, quindi leggo l'etichetta per vedere che non ne abbiano, sono i latti vegetali. Spesso alcune aziende li riempiono di ogni sorta di cose. Biscotti, lì nel biscotto la cosa che è più da controllare è la quantità di zuccheri, il fatto che non sia fatto con la farina bianca, il fatto che non abbia oli scadenti. Poi additivi, conservanti, nei biscotti non ce ne sono tanti. Al massimo ci possono essere delle lecitine degli emulsionanti, ma nemmeno. Non compro tutta quanta quella serie di paste pronte intendo paste sfoglie, salse tipo la maionese o salse pronte tipo l'insalata russa, queste cose qui sono tutti quanti prodotti che io non uso. Al banco surgelati compro cose tipo gli spinaci, i cubetti di spinaci che tengo sempre in congelatore, e al massimo, se proprio devo fare un piatto pronto, le patate arrosto, che sono semplicemente patate precotte con un po' di olio, aromi e aglio e basta. Ed è finito qui, quindi la spesa che facciamo è una spesa di ingredienti, farina, pasta, è una spesa di ingredienti molto semplici. Più che guardare che additivi ci sono, di andare a comprare i prodotti poco elaborati. E va bene, con questo chiudo, voi fatemi sapere se desiderate dei video specifici, ad esempio un video su pane, biscotti, merendine, prodotti da forno, un altro su
bibite, succhi di frutta e tutto quanto quello che si può bere, e possiamo confrontare più nel dettaglio varie etichette, anche magari comprandole e poi leggendoli a casa, così è più facile rispetto alla confusione che ci può essere all'interno di un supermercato. E io vi saluto, spero che questo video vi sia utile e noi ci vediamo alla prossima.